vai da Yagur? Aspetta che vado a prendere il bavaglino. Non ti sbagliare come ho fatto io. Tenta le mani. Non so se lo vuole mangiare così da sola. Che buono, mirtillo! Piace? Direi. Dov'è mamma? Chi c'è là? C'è Pia? Tutto Pia, tutto Pia. Mamma comunque sotto stagione della bambina. Adesso non più, se n'è andata. Non è. Manuel, una ragazza, quando ho fatto la trovata alla spesa del Canad, ho detto che le pappe erano per Manuel. E una ragazza ha detto, come per Manuel, mi ha scritto, sono sì, perché Manuel... Ma perché abbiamo dato il nome... Ah, è vero, perché lui... tutti i gatti avevano un... c'erano cinque, erano tre femmine e due maschi. E allora abbiamo chiamato avevo... Mano, Giorgio, Gabriele, Sabrina e Giada. Pia ancora non c'era. No. Era ancora dentro la mia pancia. E Giorgio chi era? Quella che è morta, Giorgio. E solo Manu ne è rimasto, perché poi gli altri invece li avevamo dati via tutti. Siamo sicuri che questo qui sono io? Sì. È normale, perché come... c'è l'acqua? Ma dove la vedi l'acqua? Non è acqua, devi, perché devi mescolare. Anche le tue sorelle me lo chiedono sempre. Anche su quelli lì di... No. Su quelli di... grechi. Bisogna mescolare. Perché se no, è stato in frigo. Se non è scaduto è buono. Sa di caffè? Sì. Però perché c'è l'acqua giù? Beh certo, devi mescolarlo prima, non so. Sono le 8.09. Cioè mi dispiace un po' per prima Giada. Visto che domani non posso festeggiare Halloween in giro, lo festeggerò in casa. Vabbè, cosa facciamo? Un trucco in qualche maniera. Mi puoi bene, ho due cucchiai. Mi dispiace perché avevo detto a Nicole Halloween insieme. Joke, it's a joke. Due me ne serve. Uno per prendere questa meravigliosa scoperta che ne mangerei a 30 anni. Che friccio è mangiare? Poi ho la scusa adesso. Vai. Oh, è tornato il motociclo. Aiuto. A me per fortuna. Ok, abbiamo finito tutto. Che triste.
Cosa stai vedendo, Pia? Cavolato. Voilà. No, 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 no. Se tu tenessi il bavaglio, ne rimetti il bavaglio, per favore. Dov'è il bavaglio? Qua. Andiamo a mettere. Ah. Guarda. Secondo te? Con quei manini me lo dai? Grazie. Grazie. Dai, Pia, mettiamo i colori nei quaderni. Non ci arrivo. Anzi, già arrivo. Di sistemarmi le mie cose per il lavoro, per i verosce e anche proprio organizzative così della casa e tutto quanto e anche dei concorsi e nel frattempo è arrivato un pacco di Shane da dove abbiamo preso delle cose anche da Amazon. Allora, da Amazon ho preso questo termometro perché quell'altro che avevo preso dai cinesi si è rotto. Perché Giada l'ha fatto cadere e ha smesso di funzionare. Questo qui l'ho preso da Amazon per 7,95 euro, mi sembra. Vediamo se funziona. Devo ancora metterci le pile e poi vi faccio sapere. Invece da Shane abbiamo preso Giorgia. Si è scelta questa collana. Oh, sono tante collane. Una. Ah, è una sola con il lucchetto così più grande in fondo. Poi... questi anellini da mettere al naso. E poi queste calze a rete da mettere sotto i jeans strappati. Poi ho scelto io la tovaglia per Natale. Adesso cerco di aprirla un po' per farvela vedere. Allora, il tessuto è veramente bello perché sembra quello antimacchia, antimacchia, quindi mi sembra, avete visto, è molto bella, l'abbiamo scelta così con Babbo Natale, con scritto Merry Christmas e quindi diciamo che abbiamo un secondo acquisto di Natale. Poi Giorgia si è scelta questa maglia bianca
fatta così a manica lunga e sottile di cotone e corta qui, fatta così un po' tutta ricciolata con i bottoni, qua ce ne sono quattro e il collettino tipo polo. Se l'è scelta lei. Oppia. E poi, in teoria per me, ma in pratica mi sa per Giorgia, ho preso questo giubbotto, diciamo, lì lo faceva vedere come giubbotto, è tipo un maglioncino qui super pelosissimo, così a manica lunga da usare appunto come giubbotto. Ma a me mi sembra che secondo me per me è troppo corto. Adesso lo Vedere provo. come mi sta, guardate dove mi arriva. Sotto la pancia, sulla pancia. Quindi poi c'è questa pancia qua che esce e quindi lo lascio. Andava bene quando era incinta, ma adesso non lo sono più. Si evidenzia troppo la pancia, quindi lì ci sono sempre i disegni. E lo lascerò a Giorgia se lo mette lei. Tanto il nero le piace, quindi poi l'ho messo 2 secondi e beh, è caldissimo, quindi sono contenta comunque dell'acquisto. Ciao! Cos'è questo? Un braccialetto, me ne avevo già fatto un altro, però poi mi sono dovuta andare in bagno, mi sono dovuta lavare le mani, quindi purtroppo l'ho dovuto buttare. Ah, ecco, certo, di carta. Com'è andata oggi a scuola? Bene, solo che abbiamo troppi compiti per Benissimo, domenica. ottimo. Anche oggi avete tenuto la mascherina tutto il No, tempo? però le maestre ci hanno detto così a me. Da lunedì la dovete No. tenere sempre. Quando loro se la tengono su, noi ce la possiamo tenere giù. Quando loro se la tengono giù, noi ce la dobbiamo tenere su. Ah, ok. Scusate, mi stavo guardando i video. Stavo guardando il video di Issima 91 di Sweet Mumu che hanno messo nuovo e mi sono dimenticata di farvi vedere che stavo preparando il pranzo. Oggi per pranzo mangiamo penne trafilate al bronzo con broccoli e wurstel e poi dopo ci sono i cavolini di Bruxelles. Guarda, se ci potresti aspettare, però devo chiudere l'ascensore. Titi, non mi dire che stai venendo giù. Basta. Piano 2, vero? Lasciami la manina. Siamo piano piano, ora siamo nell'altro piano e ora Adesso siamo nel 2. si apre e arriviamo. Siamo Prendi la arrivati. manina. Beh, adesso è capace di camminare anche da solo. No, è un fantasma, credo. Ok, puoi aprirti, grazie. Happy Halloween. Permesso? 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 Andiamo, Avanti. eh? Prego. Ciao, Pia. Ben Ciao. Tutti. arrivata. Ciao, ciao, ciao. Yeah. La nonna fritta, non mi piace la sabbia fritta.
La nonna ha tagliato la frangettina Pia perché non ci vedeva più, cioè andavano sempre i capelli davanti agli occhi, vero? Guarda come sei carina, che bella. Puoi levarti i tre quarti di mano dalla bocca? Dai, levala la mano. Questo l'hai già lavato? Dai. Sì. Fai vedere i dentini? Leva la mano. Leva la mano. Sicuro sta tirando fuori un dente perché si mette le mani in gola praticamente. Leva la mano. Fai vedere i dentini? Brava. Andiamo a casa, va, che tra un po' ci vengono a prendere. Tra un po' chi c'è? Stasera per cena mangiamo. Qui c'è l'acqua per Maurizio e Gabriele con un sugo di pomodori ciliegini. Mentre invece per noi farò i risotti pronti. Per me ho scelto pasta e fagioli. Questo qui invece per Giada ha scelto il risotto alla milanese. Per Pia farò il risotto alla zucca, penso. E adesso vediamo un attimino cosa vogliono gli altri e poi ve lo dico. E vi farò sapere poi anche se è buono. Allora, poi Manuel ha scelto, adesso ve lo dico, quello al tartufo. E invece Giorgia ha scelto la zuppa e 5 cereali. Poi ho letto l'ordinanza che è uscita nuova. Aspettate che sta col telefono dal caricabatterie. L'ordinanza che è uscita nuova, che è praticamente tutte le superiori dal 2 di novembre faranno didattica a distanza al 100%. Quindi Manuel aveva lo spiraglio di luce 6 giorni in presenza verso fine novembre e invece niente. Speriamo che si riesca a risolvere, ma la mia sensazione è che da qua al 24 novembre chiuderanno qualche altro ordine di scuola, sicuramente. E le medie sono quelle al momento più a rischio. Quindi aspettiamo e vediamo. Mi hanno detto che nell'ordinanza vecchia praticamente erano stati predisposti un numero totale di ore per in base al grado di istruzione, cioè tipo alla prima elementare doveva fare un massimo di 10 ore alla settimana, mentre invece dalla seconda elementare alla quinta 15 ore a settimana, quindi per la prima elementare 2 ore al giorno, mentre invece dalla seconda alla quinta 3 ore al giorno. Per le medie non ne ho idea. Manuel fa 5 ore. Manuel si collega alle 8, finisce all'una. Finisce all'una, no? Precisa. No, a mezzogiorno e 50 perché abbiamo 10 minuti. Ah, giusto. Però hanno 10 minuti tra una lezione e l'altra per venire, per andare in bagno, per bere, per mangiare, per riposare un attimo gli occhi, perché comunque. E infatti lui però sta seguendo il programma così e vediamo, perché già è difficile perché entri in una scuola nuova con professori nuovi, in più questi occhiali non vanno bene per me, in più così a distanza non lo so, speriamo bene. Comunque niente, vado a finire di preparare così almeno mangiamo. 1, 2, 3, come on!